Quindi com'è messo lo Stato italiano a livello di debito pubblico nei prossimi 2 anni? Cosa deve fare per starci dentro? E cosa devono fare le banche per starci dentro? Quali sono i nuovi dati che sono arrivati freschi freschi, mi verrebbe da dire, dagli istituti di credito italiani che a detta di alcuni operatori del settore non sarebbero più in crisi, e poi parleremo anche di Banca Carige, visto che non sono più in crisi, vi dirò cosa sta succedendo a questa banca e perché bisogna tenerla molto molto sotto controllo. Parliamo di derivati, perché siamo arrivati ai livelli del 2007-2008, quindi livelli anticrisi, e parliamo quindi di debito pubblico. Bene ragazzi, la paura fa 90. Diciamo che in questo video ho riassunto un po' di notizie che secondo me ne potremo sentire parlare purtroppo negativamente nei prossimi mesi. Ed è bene che se segui questo canale di essere informato, a parte che queste informazioni di norma non le trovi neanche su quelli che si autodefiniscono giornali indipendenti, non lo so. Vabbè, non faccio nomi, comunque sia, non sono informazioni che reperisci, quindi se vuoi facilmente, se vuoi rimanere informato, l'invito è quello di iscriverti a questo canale per, insomma, fare il punto della situazione una volta ogni tanto, o meglio, quando ci sono delle notizie importanti, per capire cosa accadrà nei prossimi mesi. Allora, partiamo direttamente dalle banche italiane. Come sono messe queste banche italiane? E anche come è messo il fisco italiano, scusate, lo Stato italiano. Bene, ci troviamo in una situazione, seguitemi bene il ragionamento, perché in questo video abbiamo, in questo canale, soprattutto nella playlist, insomma, di aggiornamento sulla situazione delle banche, dello Stato e quant'altro, abbiamo spesso parlato di crediti in sofferenza, credo che ne abbiate sentito parlare anche voi, NPL. E crediti che sono nel pancione della banca e che la banca non riesce più a riscuotere. Bene, e di questo ne eravamo a conoscenza. Vediamo ogni giorno banche che si liberano di questi debiti perché sono, altrimenti non riescono a creare moneta, insomma, a creare meccanismi, i loro meccanismi di truffaldini, come mi viene da chiamare. Bene, e ora la situazione è che non solo ci sono nel pancione questi crediti in sofferenza, ma sono stati calcolati, e da qui il titolo, La paura fa 90, 91 miliardi di inadempienze probabili. Cioè le banche hanno prestato ad oggi un tot di soldi ad aziende, famiglie e consumatori, sapendo già che molto probabilmente queste persone non rientreranno di questi soldi. Quindi non stiamo parlando di un credito in sofferenza, cioè che nella sua fase finale è nella fase mortale, diciamo così, e che viene venduto, liberato dalla banca. No, sono prestiti, mutui, conto correnti, finanziamenti che sono nel pancione della banca, che ha prestato questi soldi a consumatori e privati e aziende, e molto probabilmente non li vedrà rientrare. Non li vedrà rientrare per quale motivo? Perché le aziende sono in crisi, perché non riescono ad andare avanti, perché c'è la cultura del debito, mi indebito per poter andare avanti, quando in realtà prima o poi ci si incarta. E l'altra notizia più importante qual è? È che praticamente il nostro Stato italiano, il nostro fisco italiano, stiamo iniziando a vedere un po' di difficoltà nel mantenere come le promesse, le grandi promesse fatte da questo governo giallo-verde in questi mesi, ma le difficoltà saranno ancora più grandi, cioè dovranno fare veramente dei miracoli per poter mantenere quelle che sono state le promesse in campagna elettorale. Perché? Perché ci sono 380 miliardi di euro di debito pubblico da finanziare annualmente. Nel biennio 2018-2019 ci sono 380 miliardi di euro, ripeto, che lo Stato italiano deve trovare emettendo titoli e vendendo titoli per finanziare le proprie spese. Riusciranno i nostri eroi a fare tutto questo? Stiamo a vedere, siamo qui per commentarlo e io ti terrò aggiornato. L'invito è quello di iscriverti a questo canale. L'altra notizia molto molto importante è che è dietro l'angolo, e questo l'ho già accennato in più video proprio in questi mesi, è dietro l'angolo lo scoppio di un'ennesima bolla finanziaria. Io capisco che queste informazioni magari possono essere un po' pesanti, credi di essere poco utili, però ti vorrei portarti a conoscenza del fatto che qualora si dovessero verificare effetti negativi derivanti da queste situazioni qui,
i primi a normalmente a pagare le conseguenze sono proprio quelli che si disinteressano e non si organizzano a livello lavorativo. E qui anche il motivo per cui ho inserito una playlist sulla trasformazione del business, perché dal mio punto di vista la prossima bolla, altro che fare sparire il mondo del lavoro, ma dimezzerà veramente quelli che sono i lavori attuali e quindi reinventarsi e creare qualcosa di alternativo, essendo liberi dalle conseguenze del sistema finanziario, è per me una cosa fondamentale. È l'unica arma che abbiamo, altrimenti ci sentiamo impotenti di fronte a questi tipi di notizie. Bene, dicevo, bolla dei derivati. La bolla dei derivati ha raggiunto 530 trilioni di dollari ed è ai livelli 2007-2008. Se poi ci mettiamo anche i dazi doganali che creeranno, positivi o non positivi, poco importa, ma che creeranno delle difficoltà agli stati che li subiranno, questo ormai sta avvenendo da parte partita con gli Stati Uniti, ma lo sta avvenendo anche in Unione Europea e in Asia. Siamo messi abbastanza bene. Allora, ragazzi, Banca Carige, l'ultimo punto della situazione. Chiaramente se io avessi dei soldi in Banca Carige li toglierei. Qual è il motivo? Banca Carige è stata completamente bocciata dalla Banca Centrale Europea e ha avuto un'indagine, quindi è entrata la Guardia di Finanza settimana scorsa per il reato di abuso di mercato. A quanto pare, tramite notizie e movimentazioni varie, la banca avrebbe taroccato i livelli di prezzo del titolo e quindi compromettendo i risparmi degli azionisti ma anche dei correntisti. È una banca che teniamo sott'occhio da qualche mese. Potrebbe essere la banca che si va ad aggiungere a Monte Paschi di Siena, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Etruria, Banca Enna e così via, che abbiamo visto Banca Marche in questi anni. Ormai sta diventando quasi normale e scontato che le banche entrino in crisi e sarebbe ora, insomma, che ci rendessimo conto che è necessario, soprattutto per te che segui questo canale, che hai un'azienda o che sei un semplice risparmiatore, pensare che effettivamente siamo effettivamente, scusate il giro di parole, in Europa e converrebbe sfruttare delle opportunità e conto correnti, società e quant'altro di apertura in Unione Europea. Chiaramente, se vuoi fare il nazionalista, è giusto che tu lo faccia, l'importante è che ne sei consapevole e quindi se resti in Italia sei consapevole di quello che possono essere le conseguenze che derivano da questa situazione grottesca che si è venuta a creare in questi ultimi anni. E che sicuramente non migliorerà la situazione economica e finanziaria di questo paese. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo ai prossimi aggiornamenti su questo tema. L'invito a iscriverti e a seguire queste playlist, puoi guardarne anche delle altre e le altre tre playlist e ci vediamo alla prossima. Ciao!